Sì, no, assolutamente c'è da fare dei complimenti enormi ai ragazzi per come hanno gestito la gara e quell'episodio purtroppo sfortunato di Lorenzo Gonnelli. Abbiamo subito un'espulsione e il conseguente rigore, ma la squadra c'era, ha giocato bene, è stata determinata, ha lottato su ogni pallone, era quello che volevamo, sempre per il famoso percorso di crescita che stiamo facendo. E non era facile venire qui a Avellino, una piazza così importante. Sapevamo di trovare un Avellino ferito, che in casa comunque aveva sempre vinto, e sapevamo della difficoltà della gara, e siamo veramente strafelici e facciamo ancora di più complimenti ai ragazzi, che hanno veramente fatto una partita strepitosa. No, sì, sicuramente i ragazzi che sono entrati, ma non solo oggi, anche altre partite hanno fatto la differenza, e questo non può che farci piacere, ma anche i ragazzi che hanno giocato all'inizio sicuramente hanno fatto una gara strepitosa. Penso a Umberto Saracco, che ci ha tenuto in vita sull'1-0 loro con quella parata quasi fenomenale, e poi Pippo D'Andrea che è entrato, Zac D'Ausilio, ma i ragazzi sono ragazzi che meritano, perché hanno una disponibilità enorme, e quindi siamo veramente contenti per questo. Siamo contenti di averli resi orgogliosi con una prestazione fatta di tanta determinazione, di tanto cuore, ma anche di tanta qualità, perché poi alla fine si è messa dentro anche tanta qualità. Però dobbiamo rimanere coi piedi per terra, dobbiamo rimanere equilibrati, non c'è neanche il tempo di esultare, che martedì si rigioca con una squadra forte come il Taranto, e quindi c'è soltanto da lavorare, pedalare e rimanere con la testa dentro a quello che si sta facendo.